Una sportiva dal cuore e dalla grinta di una leonessa. Così il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, delinea il profilo dell'atleta napoletana Antonella Del Core, vincitrice quest'anno del titolo europeo con la nazionale italiana di volley. La bravura di questa giovane fiore all'occhiello della pallavolo campana è stata sancita dalla consegna di una targa di merito da parte del presidente Cesaro, avvenuta stamani nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti. La consegna di questo premio da parte del presidente Cesaro testimonia la vicinanza della provincia al mondo dello sport. Qual è l'augurio che vuole esprimere a questa giovane e meritevole atleta? Credo che l'augurio che tanti giovani prendono ad esempio questa giovane che si è distinta a livello europeo, io spero anche a livello, il mio augurio anche a livello mondiale, che lo sport è importante soprattutto per noi, io come presidente della provincia lo sport è uno dei primi punti perché dobbiamo avvicinare sempre di più i giovani allo sport. Un momento di grande commozione e di riscatto per questa giovane atleta rimessasi in carreggiata dopo la penalizzazione subita nel 2008, quando le fu riscontrato un problema cardiaco, poi smentito da successivi esami medici, che le costò l'esclusione dalla partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. Un errore imperdonabile che ha impedito a questa ragazza di coronare il suo sogno di andare a Pechino e probabilmente è costata la nazionale italiana una medaglia di bronzo che era la sua portata con la presenza di Antonella. Sta a testimoniare le capacità e le bravure di questa ragazza che è già stata premiata nel 2007 come atleta dell'anno napoletana e che quest'anno probabilmente potrebbe ripetere questa affermazione perché è rientrata facendo grandissimi risultati di cui la testimonianza più concreta è quella di oggi nella quale la premiamo come campione d'Europa. Antonella Del Core, vincitrice di medaglia d'oro di volley. Quello di oggi è un momento sicuramente molto emozionante per te. Beh, sicuramente sì, perché il mio primo premio che ricevo dalla città di Napoli, alla quale sono molto legata e quindi sono molto orgogliosa di essere qui oggi. È stata un'esperienza bellissima, è stata una rivincita per me personale, per quello che mi è successo nel 2008, e una grande vittoria, una grande forza di squadra, perché abbiamo veramente stravinto questo europeo. Ora ripensi al 2008 con grande soddisfazione? Sì, ormai ci ho messo una pietra su, è passato, sono contenta che ormai tutti sappiano che sto bene e che insomma sono tornata a quella di prima.